ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Sembra un altro Pescara, quello dell'ultima settimana, che adesso non prende gol e appare, grazie all'innesto dei nuovi arrivi del mercato, tutto diverso da quello che ha preso una delle imbarcate più umilianti della sua storia con il Foggia. Imbattuto nelle ultime due giornate, il portiere Plizzari. Sì, questo è grazie al lavoro del mister, dei difensori e di tutti. Quindi se io non prendo gol vuol dire che i difensori e la squadra gira bene a livello difensivo, c'è la voglia di non prendere gol, la fame di non prendere gol, quindi sono tutti buone cose da cui ripartire. Ottimista per il futuro della squadra biancazzurra che domenica in trasferta alle 17:30 affronterà l'ultima in classifica, l'Andria, che ha raggranellato in casa gran parte del suo magro bottino di soli 18 punti, 15 dei quali tra le mura amiche. È stato a sottovalutare, bisogna andare là con la giusta umiltà, ricordandoci sempre di questo periodo che comunque vuoi non vuoi abbiamo vinto 5-0, ma abbiamo fatto una vittoria e bisogna continuare a portare a casa i risultati e i punti. Quindi non ne siamo ancora fuori, bisogna andare là con la giusta umiltà e fare risultato. Facendo un primo bilancio, sei soddisfatto di essere qui a Pescara? Io qua a Pescara sono molto contento e felice, mi sento importante per il gruppo e sono contentissimo, non so come spiegare la mia sensazione che ho qua dentro, quindi è molto positiva. Lo sfogo del portiere biancazzurro all'indomani dei rendimenti negativi della squadra ormai è lontano e Plizzari vuole ricominciare a puntare verso i play-off, blindando il terzo posto, tornato a 7 punti di vantaggio sulla quarta, il Foggia. Per come sono fatto io vorrei vedere ogni allenamento, ogni partita, una dopo l'altra, senza fare troppi conti, perché secondo me quando inizio a far conti è il primo passo per perdere qualcosa.